E io, scanto e terzo, mi sono finalmente rifornito di molti fogli. E io, e bianchi, e in tonsi e ben squadrati, il padrone di casa si è sciolto, si mostra ormai munifico di soldi e timori, peraltro reciproci, peraltro immotivati, e torno a dire dal momento del primo incontro di nerbicavi alla mia mansarda. Perché Enrico ti aveva dato la lista dei drogati, dei tossici doc di Bolo? Qui vendere Fefè, il poderoso mefedrone dei ragazzi che dà la fotta e non si vede nelle analisi. Che dà la fotta e non si vede nelle analisi. Ma arrivi con la tipa di scorta. E quanto gelosa di te, quanto possessiva, Dio! Sembri etero. Sembri etero e Dio sa quanto in effetti lo sei. O non chiamerei così. E io, questa sera, sono stanco di Buscerini, che come Moscerini mi ammollano questo cuore, non ci so. Quello. E non c'ho i soldi! No! No, la Fefè, come la chiami tu, la compro in internet. E per i cazzi miei. Questo? E non c'ho i soldi! Te la porto in faccia. E tu fai in tempo solo a farmi la carezza. Ti chiudo praticamente la porta in faccia. E tu fai in tempo solo a farmi una carezza. Poi vado a letto, fatto di roba. Sempre ieri. Poi vado a letto fatto di roba. Io solo sapevo che sarebbe stata la mia ultima volta. Avevo infatti appena finito finalmente l'installazione con Yesterday di John e Paul e le stagnole Pollock in bagno. Vuoi sex stasera? Un SMS da un numero ignoto. Rispondo sì. E torni tu su per le scale da solo e bello come un dio greco. Il maglioncino bianco, la neve sui tetti e i grondi piogge spandi caldo fumante. Sei più caldo tu che vieni da fuori dal gelo. Di me. Con il riscaldamento acceso sei il più bel ragazzo del mondo. Io provo con un coraggio che viene da non so dove a darti un bacio. E tu ci stai. E tu mi sfondi la porta di casa, gli occhi, il culo, infine il cuore. Eros, che apre tutte le porte. Scrivevano i poeti antichi. Le stagnole. Eros.